Un villino confiscato alla criminalità organizzata a Barletta al villaggio Fiumara diventa un centro multifunzionale per l'infanzia. L'immobile, tramite un bando pubblico, è stato assegnato per 20 anni all'Associazione Amici della Fiumara, giunta prima in graduatoria. L'associazione, con propri fondi e con il supporto di imprenditori del territorio sensibili alle politiche sociali, ha provveduto a riqualificare il bene e promuovere attività ludico-ricreative inserite nel più vasto progetto Vivi Sano, rivolto ai minori della città. Il sorriso è la qualità della vita. Cioè vivere in allegria, in armonia, con la felicità nel cuore è forse la migliore soddisfazione che si può dare a chi quotidianamente cerca di, in un certo senso, turbare quella che è la vita della collettività con l'illegalità e con l'illecità. Quindi il sorriso nel rispetto dell'ambiente, del territorio e del futuro è forse l'unico modo di approcciare la vita. Ecco perché giocare e sorridere. Quanti minori al momento avete qui? 48. E in 3 giorni veramente è una cosa che ci riempie di gioia, perché avere un'utenza di 48 bambini, siamo anche, dico la verità, poco attrezzati per seguirli, perché i nostri sono volontari, cioè siamo tutti, ci sono educatori professionisti, infatti ci siamo affidati a qualcuno, però siamo un attimino in panne perché non ci aspettavamo di partire con un'utenza così diffusa. Avete ristrutturato con vostri mezzi qui? Totalmente con fondi privati, e questo io l'ho sottolineato nel comunicato, l'ho sottolineato in ogni dove, ma non perché volessi, perché voglio far vedere che la sussidiarietà orizzontale, la socialità, è possibile farla anche se non c'è di mezzo il pubblico. Grande festa per l'occasione, con il sorriso e la gioia di grandi e piccini. Fra le autorità intervenute il prefetto della BAT, Clara Minerva, il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, il presidente del Tribunale di Trani, Antonio De Luce. È un bel modello di sinergia tra privato e pubblico, perché l'associazione quindi a sue spese ristrutturato il bene confiscato e quindi lo ha adeguato a questa finalità per i minori, per consentire ai minori di trascorrere, insomma, il tempo libero. Ed è questo poi il fine della legge Rognoni La Torre, cioè arrivare poi all'utilizzo del bene, quindi restituire il bene alla finalità sociale, e dopo un duro lavoro che, ricordiamo, le forze dell'ordine e la magistratura hanno svolto per arrivare alla confisca del bene. Lei si sta attivando molto sul tema delle politiche sociali, altri progetti in programma? Beh, a breve noi bandiremo anche l'assegnazione dell'altro bene confiscato alla criminalità organizzata, quello in cui abbiamo instaurato il rapporto con la comunità Rom. C'è un manufatto che andrà completato, faremo un bando appunto per il completamento e la gestione di quel manufatto. Speriamo che anche lì la socialità e la legalità siano due elementi che possano rappresentare uno spirito nuovo e un'aria nuova che si respira qui nella nostra città.